comunicato, almeno apparentemente, che si torna alla normalità nella gestione sanitaria. Sappiamo bene che così non è. Del resto, cosa sia la normalità nella sanità della Regione Molise è veramente qualcosa su cui bisognerebbe indire delle tavole rotonde. Ci sembra però arrivato il momento di riflettere un po' su quelli che sono i punti cardine di questo periodo, perché sono successe troppe cose strane e perché vogliamo riprendere il discorso che non abbiamo mai interrotto sulla sanità, del quale ci occupiamo da sempre individualmente e come associazione. Noi in questo periodo abbiamo parlato, siamo stati forse gli unici a scrivere, a parlare, abbiamo inondato appunto i media di comunicati, siamo arrivati ad un esposto alla Procura della Repubblica, del quale per ora non sappiamo niente. I cittadini molisani sono stritolati da una tenaglia formidabile. Da un lato abbiamo quella che è la situazione, tra virgolette, normale della sanità regionale, che è quella che conosciamo tutti. Ospedali svuotati, un debito siderale, mancanza di personale cronico, squilibrio spaventoso, unicum in Italia, tra pubblico e privato, ovviamente a favore del privato. Dall'altro abbiamo avuto lo spettacolo indegno del nostro governatore e dei vertici dell'ASREM che in questi 2 mesi e mezzo null'altro hanno fatto se non chiudere gli ospedali, perché questo è stato, riservando soltanto l'accesso ovviamente ai malati di coronavirus, ma solo a Campobasso, e ai casi salvavita, le urgenze e le emergenze, veramente emergenze. Questo cosa ha significato? Che di fatto per 2 mesi e mezzo i cittadini molisani, in particolare quelli basso molisani e di Termoli, sono stati privati di qualunque diritto costituzionale alle cure, in una situazione da teatro dell'assurdo, perché definire emergenza quella che ha vissuto il Molise è un insulto alle regioni che l'emergenza l'hanno vista veramente, con gli spettacoli strazianti dei camion carichi di bare, e ringraziamo il Signore per questo. Da noi emergenza, nel senso letterale di questa parola, non c'è stata. C'è stata una situazione grave, aggravata da alcune folli imprudenze recenti che abbiamo visto a Campobasso, da una gestione poco accorta delle case di riposo che sono costate anche la vita ad alcuni dei nostri poveri vecchietti, ma non possiamo definire emergenza quello che c'è stato in Molise. Quindi, a fronte di una situazione che non aveva nulla di emergenziale, il Santimoto è stato praticamente chiuso per 2 mesi e mezzo pur non avendo ricoverato e curato un solo malato di Covid. Quindi abbiamo le due pinze di questa tenaglia, in mezzo stritolati i cittadini molisani, che hanno continuato a vedere negato il diritto alle cure, hanno continuato a vedere il debito arrivare a cifre stratosferiche, si sono veduti piovere addosso gli aumenti fino al massimo consentito in Italia di tutte le tasse possibili che dovremo pagare a fronte di una sanità inesistente. E abbiamo assistito anche a questo balletto indecoroso tra il presidente Toma e i vertici dell'ASREM che attaccavano il commissario Giustini notte e giorno perché reo di avere denunciato anche alla Corte dei Conti, che non si sa perché tace misteriosamente, la mancanza di ben 29 milioni di euro che negli anni passati, dal 2012, specialmente dal 2015 al 2018, avrebbero dovuto essere versati nelle casse molisane e sono svaniti non si sa dove. Quindi i cittadini molisani continuano a pagare, continuano a vedere negato l'articolo 32 della Costituzione, continuano a vedere un percorso in continua salita, non sappiamo che fine faranno i milioni che il Molise sicuramente riceverà per programmare in maniera corretta le strutture sanitarie in vista delle emergenze, che quelle sì potrebbero veramente tornare in autunno, e di quelle che sicuramente avremo, perché gli epidemiologi sono stati molto chiari e i virologi, possiamo aspettarci anche altri virus per colpa anche del cambiamento climatico e dell'inquinamento. Allora, agli scienziati nessuno dà retta, ai cittadini nessuno dà retta, e ora quindi che noi ci riprendiamo veramente la parola, ed è purtroppo dobbiamo dire che in questi mesi dal palazzo di città è arrivato un silenzio assordante. Nessuno ha ritenuto, tranne noi, di alzare la voce per dire che i cittadini termolesi e il Basso Molise, come tutta la regione, avevano diritto all'accesso alle cure, per dire che era indecente che il Santimoto fosse chiuso, per garantire la sicurezza, ci è stato detto. La sicurezza e l'accesso agli ospedali è stato garantito, questo lo voglio dire, anche nei giorni più neri,
nelle regioni come il Piemonte e la Lombardia, che loro sì sono state travolte da questo tsunami, noi abbiamo avuto una piccola maretta. Insomma, è ora di dircele queste cose, perché nessuno le dice di chi dovrebbe dirle. Quindi noi ritenevamo nostro dovere convocare questa conferenza stampa, perché è ora che il Molise veramente si svegli. Noi non possiamo più pagare le incapacità gestionali, le decisioni a favore del privato. Abbiamo visto ancora contratti milionari per le cliniche private della regione, a fronte di nessuna prestazione, perché in pratica, grazie a Dio, non c'è stato bisogno dell'intervento massiccio del privato come in altre regioni, purtroppo è dovuto accadere perché gli ospedali erano saturi. Non è accettabile questa situazione. Allora, siccome noi non siamo, come ci dipingono, quelli che dicono solo no e gridano sempre questo no, questo no, questo no, noi abbiamo delle richieste e delle proposte molto chiare per la parte politica che decide. Noi chiediamo che venga immediatamente riprogettato un piano sanitario che tenga conto delle necessità diffuse del territorio, che garantisca i livelli minimi di assistenza che in Molise adesso non sono garantiti su tutto il territorio. Abbiamo bisogno che gli ospedali vengano riempiti di nuovo dopo averli svuotati in maniera criminale. Abbiamo bisogno di un piano mirato di assunzioni che tenga conto di quale personale manca, dove manca, per riportare la sanità ad un livello minimo di decenza, quello che oggi non c'è. Il nostro sistema ha retto unicamente per l'abnegazione del personale, come è stato in tutta Italia, ma da noi questo si è visto ancora di più, perché partivamo da un sistema progressivamente smantellato, che comunque ha potuto reggere, lo ripeto, solo per la professionalità e la serietà di medici, infermieri, personale parasanitario, eccetera. Allora, noi chiediamo che venga ripristinato il diritto alla Costituzione, che qui non esiste. Chiediamo che al Molise venga esteso il decreto Calabria. Chiediamo che si rimette in equilibrio immediatamente quello squilibrio spaventoso tra pubblico e privato, perché i molisani si meritano e hanno diritto ad una sanità degna di questo nome e ovviamente pubblica, perché se c'è qualcosa che questa emergenza ha insegnato a tutta l'Italia è che nei casi di pandemia, nei casi di malattie gravi, virali, quello che regge l'urto è unicamente il sistema pubblico, quel miracoloso, bisogna dirlo, sistema sanitario che noi avevamo tra i migliori al mondo e che è diventato quello che è diventato quando si è commessa la bestemmia di associare la parola profitto alla parola salute, perché questa è una bestemmia e chi ha visto il recentissimo numero di Report ha potuto vedere le mostruosità che succedono quando al profitto si consente l'accesso a un bene comune primario, forse il più primario di tutti, come la salute. Noi questa situazione non la possiamo sopportare stando zitti, speriamo che anche tutte le altre forze politiche, perché qui non si tratta di ideologia, si tratta della vita dei cittadini, si facciano carico della loro responsabilità e parlino per dire che è ora veramente di cambiare questa deriva vergognosa che non l'emergenza, ma diciamo la situazione grave in cui ci siamo venuti a trovare, ha scatenato. Io ho finito, saluto i miei colleghi. Allora, abbiamo pensato anche di scrivere una lettera aperta al Ministro Speranza, sintetizzando quelli che sono sia i problemi più recenti che i problemi, chiamiamo gli storici, della sanità molisana. Vi darò il testo della lettera aperta, quindi qui mi limiterò solo a richiamare in sintesi i punti principali. Innanzitutto valutiamo l'emergenza Covid nel Molise come un caso tipico di mancanza di capacità di intervento delle istituzioni, anche perché tra il commissario ad acta e il governo regionale l'attività prevalente sembra essere quella di giocare un po' a nascondino e smontare l'uno quello che fa l'altro. Quindi di fatto, come già ha detto Marcella, nella nostra regione abbiamo avuto la fortuna di essere solo sfiorati dalla pandemia e nonostante questo la gestione è stata di fatto assente, tutto è stato un po' scaricato su Cardarelli per quello che riguarda il centro Covid.
anche sui tamponi, che sono un aspetto fondamentale, specialmente per chi poi nella sanità ci lavora ed è più esposto, solo adesso sembra che debbano arrivare delle attrezzature, degli impianti anche a Termoli e ai Isernia. Speriamo che arrivino presto e speriamo che ci siano anche poi gli addetti che possano farle funzionare. In questa lettera, oltre a questi aspetti, abbiamo voluto richiamare quelle che sono le tre tare della sanità regionale del Molise, che continuano a non essere trattate adeguatamente. La prima tara sono gli sprechi, di cui si parla troppo poco. Noi in Molise abbiamo visto i dati dal 2011 al 2018, la spesa pro capite per la salute del Molise è di 2.100 euro per abitante, contro 1.900 euro come media nazionale. Questi 200 euro in più non sono giustificati da cure migliori o maggiori, quindi l'unica spiegazione a questo punto è che vengono gestiti male questi soldi e, nonostante i tagli feroci che ci sono stati negli ultimi 10 anni, questo divario tra la spesa sanitaria pro capite del Molise e la spesa sanitaria pro capite nazionale non è assolutamente diminuito. La seconda tara qual è? La seconda tara è il peso esorbitante attribuito alla sanità convenzionata, agli ospedali e ai centri diagnostici convenzionati, che nel Molise coprono, per quanto riguarda il comparto ospedaliero e quello della diagnostica, coprono il 26% dei ricavi contro un 16% a livello nazionale. 10 punti in più vogliono dire 50 milioni in più che tutti gli anni gli operatori accreditati privati incassano rispetto a quello che dovrebbero se si rimanesse nella media nazionale. Ma questo aspetto ha delle ricadute anche sulla terza tara, che un po' ne consegue, ed è la tara della mobilità. Per quale motivo? Perché le strutture private ovviamente fanno il loro mestiere, cercano di massimizzare il rendimento e questo vuol dire sostanzialmente cercare di lavorare dove ci sono margini maggiori. La regione Molise potrebbe, ma non lo fa, almeno fino adesso non l'ha fatto, chiedere, quando rilascia l'accreditamento, pretendere che ci sia anche poi un'attività su settori, su patologie a margine inferiore. Ma questo non è stato fatto e allora noi abbiamo un doppio scandalo, quello della mobilità, di un'altissima mobilità sia attiva che passiva. La mobilità passiva nel Molise è il 29%, cioè l'indice di fuga, come si chiama, è il 29%, quindi vuol dire che ogni anno sono 13.000 ogni anno circa ricoveri di molisani fuori regione, quindi molisani che non trovano una risposta adeguata all'interno della propria regione, con tutti i disagi di tipo anche sociale oltre che economico. E quindi siamo in testa nella statistica nazionale, perché la media nazionale è il 9% di indici di fuga, noi abbiamo il 29%. Poi abbiamo un altro record che in apparenza lo compensa, ma non è così: abbiamo il 31% di indici di attrazione, cioè mobilità attiva. Perché non si compensano, quindi sono circa 100 milioni di mobilità attiva e 80 milioni di mobilità passiva, perché non si compensano? Non si compensano innanzitutto perché il disagio del molisano che deve andare fuori regione non è compensato dal disagio che però il non molisano che viene a curarsi qui. E poi non si compensano neanche economicamente, perché dei 100 milioni di mobilità attiva, 94 milioni vanno alle strutture private e quindi, diciamo, da un punto di vista anche economico non apporta vantaggi alla sanità regionale, anzi sembra degli svantaggi sul piano delle anticipazioni finanziarie, perché la mobilità attiva viene pagata con circa 2 anni di ritardo. Quello che chiediamo in conclusione è di intervenire su queste tre tare bisogna che ci sia una gestione da parte delle istituzioni, che abbiamo detto, decisa e precisa, il che non avviene in questo momento, non sta avvenendo, non è avvenuto in passato, anche perché c'è uno scontro a livello istituzionale.
per risolvere tra il commissario governativo e il governo regionale. Per risolvere questo scontro la nostra richiesta qual è? È quella di estendere anche al Molise per intero il decreto Calabria, perché il decreto Calabria ha tre parti, la prima parte riguarda solo la Calabria, la seconda tutta Italia, la terza perché sono norme transitorie. Nella prima parte che riguarda per il momento solo la Calabria e vorremmo estendere la Molise, c'è la possibilità per i commissari ad acta di destituire il direttore generale dell'azienda sanitaria, ovviamente in maniera motivata. A sua volta il nuovo direttore nominato commissario ad acta può anche, se ci sono le ragioni, le giustificazioni, rimuovere sia il direttore amministrativo che il direttore sanitario dell'azienda sanitaria. In questo modo speriamo che si possa interrompere questo conflitto istituzionale che, dimenticando completamente le esigenze dei molisani, sta tenendo la situazione bloccata, e siamo arrivati al ridicolo che si deve ancora predisporre il programma operativo 2019-2022. Ma ormai basta, lavoriamo al programma operativo 2021-2023, perché ormai quello che non è stato fatto negli anni passati non è certamente recuperabile sulla carta.